Canal Jimmy Classics presenta. Sulla campagna disegnata dalle basse e delicate collinette a sud del lago Michigan sorge un orfanotrofio un po' cadente, chiamato la Casa di Pony. I bambini che vivono qui non hanno né il papà né la mamma, ma due vecchie caritevoli che si curano di loro. Si chiamano Miss Pony, per la stravagante passione per i cavalli, e Suor Roya, una scontrosa donna del signore proveniente da Verona. Vacca Roya impestata, diavolo boia, chi è che rompe i coglioni? All'interno dell'orfanotrofio vi sono bambini di ogni tipo, ma uno in particolare crea qualche problemino a tutti. Squalo, basta! Allora! Basta, eh? Adesso ti mando quei bambini intelligenti. No, ti prego, no, che mi sento difettoso. Ma una sera, così fredda, ma così fredda che i bambini pisciavano ghiaccioli, un forte pianto proveniente dall'esterno colpì tutti gli abitanti dell'orfanotrofio. Chi è che rompe i coglioni a quest'ora? Diavolo impestato de merda! Ma Suor Roya, non lo vede che è un piccolo pargolo abbandonato? Ma diavolo boia, un altro rompi coglioni da sfamare? Salone, mi sono rotta i coglioni di pulire il culo di sti bastardi! Diavolo re! Suor Roya, venga, è una splendida bambina bionda. Guardi, c'è anche una lettera. Gomia gli occhiali, diavolo boia! Prendetevi cura di mia figlia. Io faccio la battona e non so chi è stato ad inglobarmi. Non era così. Ho troppo lavoro per occuparmi di lei, anche perché mi sono trasferita da poco ad Arcore e qui il lavoro non manca mai. Magari, quando avrà 17 anni, me la rimandi indietro, che un posticino a Villa San Martino si trova sempre. No. Ah, dimenticavo. Suor Roya, Suca. Ma chi c'era sta maledetta Roya, maledetta, schifosa, infame... Salone! Poveretta, è tutta nuda! E ma anche una piccola infissione, proprio lì sulla bagiana! Poveretta, sembra un herpes. Ecco, ecco, la chiamiamo Candy Candida. No! La piccola Candy Candida iniziò a crescere fra le dolcezze di Miss Pony e gli educati consigli di Suor Roya. Salone! Diavolo boia! Dai che go fam! Ma un giorno arrivò la triste notizia. Sono molto triste. Ma che succede, diavolo boia? Purtroppo doveva accadere prima o poi. Cosa che, diavolo re? Ogni tre domeniche del mese ci sono le visite e potrebbe arrivare una coppia di genitori che la vogliono adottare. Ma speremo, diavolo re, che non... spazzare il c***o a sti bastardi, diavolo roia! Quel giorno arrivarono diverse coppie interessate ad adottare i bambini orfani, ma una dolce signora, ben vestita e con la faccia da angelo, si innamorò di Candy Candida e decise di adottarla. Oh, che bello. Allora, signora, lei ha deciso di adottare proprio Candy? Sì, credo che sia quella giusta. Va bene. Se mi può dare i suoi dati, così compiliamo il modulo per la richiesta. Ma certo. Nome e cognome. Anna Maria Franzoni. No! Come andrà a finire? Non perdete la prossima puntata di Candy Candida, solo nello Zoo di 105. Auguri Candy! Che bella signora! Pensi, Suor Roya, ha portato anche il messolo per prepararmi la cena. No. Maestro! Me la ricordavo un po' pesantina, effettivamente. Auguri per i tuoi 40 anni, Candy, vedi ancora viva, quindi è andata benissimo. Beh, una esperienza. È un personaggio di fantasia, di cosa stiamo parlando? Ma esistito. Attenzione, voglio sentire il parere di Marco Dona. Ecco, prego, Dona. Oh. Questo è lo Zoo di 105 e quest'anno, grande novità, mettiamo un disco solo per le fighe. Cos'è? Questo è il vero Nico Carminati, comunque, quello vero. Ciao, un po' di ingaccio.